Chiese visibili non sono semplici luoghi di riunione, ma significano e manifestano la Chiesa che vive in quel luogo, dimora di Dio con gli uomini riconciliati e uniti in Cristo. Esse, queste chiese visibili, sono le case di Dio. In questa casa di Dio la verità e l'armonia dei segni, dunque, che la costituiscono, devono manifestare Cristo che in quel luogo è presente e agisce. Sono pertanto anche luoghi di preghiera. La Chiesa deve anche essere uno spazio che invita al raccoglimento e alla preghiera silenziosa, soprattutto davanti a Cristo realmente presente nel tabernacolo. Tale preghiera prolunga e interiorizza la grande preghiera dell'Eucarestia. Le chiese visibili sono anche il segno della dimora celeste, immagini della città santa, la celeste Gerusalemme verso la quale siamo in cammino come pellegrini. Il grande catechismo a questo proposito giustamente scrive: la Chiesa ha un significato escatologico. Per entrare nella casa di Dio bisogna varcare una soglia, simbolo del passaggio dal mondo ferito dal peccato al mondo della vita nuova al quale tutti gli uomini sono chiamati. La Chiesa visibile è simbolo della casa paterna verso la quale il popolo di Dio è in cammino e dove il Padre tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Per questo la Chiesa è anche la casa di tutti i figli di Dio, aperta ed accogliente.